siamo un'azienda che nasce 30 anni fa come specialisti per l'attestazione delle fibre ottiche. Poi nel tempo ci siamo chiaramente evoluti e siamo diventati ora master distributor del nostro marchio TCK LAN da quasi 15 anni. Il nostro prodotto viene distribuito sul territorio nazionale tramite la distribuzione elettrica, ma soprattutto anche distributori, diciamo, specializzati, proprio anche perché oggi la presenza che siamo qui, abbiamo anche qualche partner, tramite la distribuzione, diciamo, dei prodotti di sicurezza. La nostra azienda è un'azienda specializzata sul cablaggio strutturato rame e chiaramente fibre. Siamo chiaramente molto ma molto verticali su questo tipo di prodotto. Quindi, oltre dare il materiale, abbiamo tutta una serie di attrezzature all'avanguardia come power meter o TDR per fare l'attestazione delle fibre e chiaramente i vari collaudi. Ultimamente siamo diventati formatori di Confartigianato a livello Italia, diciamo che siamo gli unici formatori per gli installatori patrocinati da Confartigianato e da una ventina di giorni siamo diventati formatori sempre a livello Italia riguardo allo smart building o smart installer. Tutto questo possiamo farlo tramite la nostra azienda, chiaramente in sede da noi, che noi siamo di Bergamo, o in alternativa via webinar, che insomma ci siamo attrezzati per questo problema del lockdown e questo problema che abbiamo del Covid, ci siamo attrezzati anche in modo abbastanza con qualità per fare dei corsi chiaramente a distanza. Abbiamo anche ultimamente fatto un nuovo catalogo, quasi di 120 pagine, sempre tutti riguardo la fibra ottica, carpenteria e apparati, e abbiamo fatto un ulteriore restyling del nostro catalogo dedicato all'FTTH, legge 164, che oggi è un argomento molto sentito per quanto riguarda tramite gli amministratori e le nuove costruzioni che hanno l'obbligo già dal 2015, ma tuttora nel 2020 ancora di più, per il cablaggio della fibra ottica per la banda larga. Qual è l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella cyber security? Sono dal riconoscimento del riconoscimento del malware all'anti-spam e via dicendo. Io in questa presentazione, invece, visto che tutti parlano dei benefici dell'intelligenza artificiale nell'ambito della cyber security, ho voluto parlare di qualcosa di diverso e di far dare uno scorcio sul futuro, cioè su quelli che possono essere invece i rischi legati all'intelligenza artificiale, quindi le tecniche che può usare un attaccante per eludere i sistemi di intelligenza artificiali e anche quello che sono i rischi del social engineering 2.0, cioè quelli che si chiamano deepfake, cioè nel senso riprodurre un video partendo dall'immagine di un soggetto. Ad esempio io qui in questo caso ho preso da un'immagine di Bill Gates e tramite un mio video sono riuscito a fargli dire quello che volevo. Questo è il rischio del futuro, cioè probabilmente potremmo esporci al rischio di fare delle call conference con un amministratore delegato, pensando che dall'altra parte abbiamo un amministratore delegato, in realtà c'è un hacker che sta manipolando la sua immagine per fargli dire quello che lui vuole. Rappresenta Expo Security, la due giorni dedicata alla sicurezza per Pescara, una città che vuole essere volano della sicurezza per il nord e il sud Italia, vuole essere una città di esempio? In realtà noi abbiamo molto creduto in questo progetto e crediamo che una fiera come questa debba essere notevolmente incentivata, perché questo è un punto centrale che divide il nord dal sud. Dopo è l'unica fiera che si fa in centro Italia rispetto alla cybersicurezza. Quindi il Comune di Pescara, che nell'innovazione ha fatto un capitolo della sua amministrazione, quindi credendoci e investendo su queste cose, è chiaro che è molto sensibile ai discorsi della sicurezza e della cybersicurezza. Il Comune di Pescara si sta muovendo nell'informatizzazione dell'amministrazione su più canali.
Chiaramente non ultimo quello della sicurezza, perché stiamo installando a Pescara e mettendo in rete centinaia di telecamere che ci daranno una città sicuramente più sicura, perché riusciremo in tempo reale a capire dove ci sono stati problemi, dove ci sono stati atti delinquenziali e dove effettivamente si deve andare a cogliere quello che è, per esempio, il video di un atto criminoso. E quindi Pescara si sta muovendo come smart city. In questi giorni avremo visto anche il discorso dell'informatizzazione, del passaggio che si può fare oggi fra il suo e la Camera di Commercio, cioè oggi c'è un cassetto elettronico per cui l'imprenditore può accedere direttamente lì per prendere tutte le informazioni che lui precedentemente ha presentato nel momento dell'iscrizione della domanda. Noi siamo Security Forge, una startup innovativa che opera nell'ambito della sicurezza informatica, e ci siamo focalizzati su quello che è un bisogno aziendale importante, che è quello della protezione dei dati. I dati aziendali hanno un valore importantissimo e fondamentale per quella che è la sostenibilità di un business. Come li andiamo a proteggere questi dati? La nostra idea è proteggere i dati da quando nascono fino a per tutto il loro ciclo di vita, quindi da quando vengono generati a quando vengono salvati, a quando vengono mandati e quindi anche a quando vengono utilizzati. Come lo facciamo? Lo facciamo utilizzando tecnologie innovative che proteggono i dati una volta che vengono salvati, quindi tutte tecniche di cifratura e tutto il re e quant'altro. E durante l'utilizzo andiamo a verificare che l'utilizzo del dato sia conforme a quelle che sono i regolamenti e le normative vigenti e anche a politiche di utilizzo del dato che vengono poi gestite dall'utente. Abbiamo chiamato il nostro prodotto Guarda, come Guard Your Data, che appunto si occupa di fare questa opera di salvaguardia appunto dei dati aziendali. I dati possono venire condivisi in maniera sicura fra le aziende, generando quindi possibilmente nuovi servizi innovativi e anche nuove revenue poi per le aziende stesse. Oltre a questo possiamo anche manipolare i dati in maniera automatica, per esempio anonimizzare piuttosto che nascondere alcune informazioni. L'impronta della sua relazione in questa mattinata e qual è l'importanza della sicurezza dal punto di vista di un avvocato? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, il taglio è stato quello di cercare di trasmettere agli ingegneri l'importanza del loro ruolo e la necessità però di un cambio di approccio alla gestione della progettazione, che è quello che sostanzialmente fa un ingegnere, tenendo presente il cambiamento radicale che le tecnologie 5G porteranno da qui a 10 anni. A differenza di quanto si pensa, il 5G non è 4G più 1, ma è una rivoluzione tecnologica, soprattutto dal punto di vista ingegneristico, molto consistente, che richiede all'intera filiera della sicurezza, che non è soltanto quella delle infrastrutture critiche, ma anche quella delle strutture che supportano il funzionamento delle infrastrutture critiche, di creare una sorta di catena del freddo in cui anche l'anello più remoto della catena della gestione pubblico-privato della sicurezza nazionale sia sufficientemente robusto da resistere agli attacchi che sempre più spesso si manifestano. Per quanto riguarda la prospettiva dell'avvocato, purtroppo siamo di fronte, come spesso accade, a normative scritte, direi con la mano sinistra, confuse, barocche, più frutto di una mediazione politica che non è stata risolta prima e che dunque si è cercato di tradurre in norme che invece dovrebbero venire solo dopo che questa mediazione politica è arrivata. Il risultato è una normativa oggettivamente molto difficile da applicare, e quindi tutto il lavoro che i tecnici possono fare per garantire la sicurezza del paese rischia di essere messo in seria discussione da norme che difficilmente possono funzionare. A suo avviso, l'approccio giusto che oggigiorno devono avere le aziende? L'approccio deve essere non solo focalizzarsi su una tecnologia piuttosto che su un servizio, ma deve prevedere degli interventi in tre ambiti.
una nuova strategia che preveda l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, perché oggi quelle tradizionali tipo firewall e antivirus non sono più sufficienti, e poi una serie di servizi che ci aiutano a monitorare e a tenere sempre sotto controllo il sistema informativo. Questo pure è fondamentale. Quindi sono tre, è come se fossero tre zampi di uno sgabello, diciamo. E tutti e tre devono essere portati avanti e trovato il giusto equilibrio tra queste tre cose. In ottica futura, un'azienda per essere al sicuro dagli attacchi, cosa deve fare? Rivedere, partendo dalla rete, dall'infrastruttura di rete di ogni azienda, rivedere le politiche di segmentazione della rete, introdurre delle tecnologie che sappiano lavorare in ambito intelligenza artificiale e poi inserire dei servizi di controllo, H24 possibilmente, perché purtroppo i criminali di notte non riposano. Il modo migliore per difendersi in sicurezza qual è? Utilizzare il nebbiogeno. Il nebbiogeno per molti è considerato come un sostituto dell'impianto d'allarme, ma in realtà è l'oggetto che completa il sistema di sicurezza. Applicando il dispositivo nebbiogeno al proprio impianto d'allarme, questo cosa fa? Azionato quando avviene l'intrusione, la sirena suona, la telecamera fa un filmato, il nebbiogeno invece è l'unico dispositivo che ferma fisicamente l'intrusione. Poiché in pochissimi secondi il locale viene saturato di una nebbia fitta, fittissima, e il ladro non può fare altro che scappare, quindi direi che è la soluzione finale ai furti, all'intrusione. Pescara come si sta preparando a divenire una smart city? A Pescara oggi abbiamo presentato il nostro progetto sulla videosorveglianza. Siamo contenti che oggi siete venuti a trovarci a Pescara. Noi abbiamo ormai definito tutto il progetto, che se Dio vuole il prossimo anno sarà pronto, sarà già operativo, un progetto da 1,5 milioni di euro che vede per l'appunto fa in modo che questo sistema di videosorveglianza che vorremmo applicare su tutta la città di Pescara possa dare quel senso di sicurezza ai nostri cittadini. Infatti oggi quello che diciamo all'interno della tavola rotonda è emerso è che proprio sono i cittadini stessi che ci chiedono innovazione nella smart city, innovazione nel sistema di videosorveglianza, e noi siamo qui anche oggi per offrire quella che è la nostra esperienza della nostra città. Innovazione e sicurezza vanno di pari passo. Allora, intanto ringrazio l'organizzazione per aver dato l'opportunità al Comune di Pescara di raccontare la propria esperienza. Necessariamente innovazione e sicurezza vanno di pari passo, perché questo forte impulso all'innovazione, da ultimo dato anche dall'emergenza pandemica, deve necessariamente far crescere la consapevolezza del rischio cibernetico, delle minacce cibernetiche. Solo con questa consapevolezza gli addetti ai lavori hanno la spinta a trovare le soluzioni per innalzare i livelli di sicurezza e tutelare l'utente finale. La consapevolezza del rischio cyber è lo stesso elemento che caratterizza e aumenta la fiducia dell'utente finale, appunto, a ricorrere ai servizi erogati online. Quindi assolutamente l'amministrazione comunale lavora parallelamente in entrambe le direzioni, e la soddisfazione, da tecnico lo dico, di poter raccontare quello che in ambito sicurezza viene fatto, ma di fatto poco percepito, diciamo che è la parte invisibile ma nobile dell'informatica, tanto necessaria quanto invisibile, appunto. Security è una vetrina per la sicurezza. Quali sono i prodotti che state promuovendo? Noi siamo alla seconda partecipazione qui al Expo Security di Pescara, e anche quest'anno abbiamo voluto riproporre il prodotto che il quale siamo venuti lo scorso anno, cioè il prodotto Alien Vault. E si tratta di una piattaforma particolare, speciale, perché in un'unica piattaforma ci sono diverse funzionalità che vanno
a tutelare le aziende, gli enti pubblici da minacce verso l'esterno, da minacce che possono derivare e che possono minare la sicurezza interna delle reti e delle infrastrutture aziendali. La tecnologia al servizio della sicurezza, con una tecnologia che si amplia e si implementa giorno dopo giorno. Esatto, però non è solo la tecnologia il valore aggiunto è anche nelle persone, come, che sono l'anima, il motore di ogni azienda, nella nostra in particolare, perché con i team che fa parte di ISEC, il nostro centro di competenza legato alla cyber security, quotidianamente nostri analisti di sicurezza, nostri consulenti, esperti hanno a che fare con il problema annoso e attuale che tutte le aziende soffrono legato proprio alla sicurezza informatica. Della FATER, la digitalizzazione d'impresa. Sì, in FATER diciamo siamo sempre stati molto attenti all'innovazione digitale e in questo contesto abbiamo presentato alcune idee che hanno creato delle piccole rivoluzioni nel nostro mercato. Abbiamo parlato di blockchain, cioè dell'importanza della certezza del dato nella tracciabilità, abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale applicata a mole di dati molto grandi, quindi a come l'azienda riesce attraverso questo meccanismo ad avere sistemi che fanno previsioni sugli eventi. Tipo malfunzionamenti in fabbrica piuttosto che eventi che accadono direttamente allo scaffale. E poi abbiamo anche parlato di come noi favoriamo l'innovazione con questa novità, per esempio della creazione di uno smart lab interno dove i nostri colleghi possono andare un po' di ore a settimana a sperimentare, a provare a creare i prototipi e poi un po' come avviene in Google, con dei pitch di 10 minuti spiegano l'idea, le idee migliori diventano dei progetti che poi possono diventare delle cose importanti. L'ultima uscita da questo fab, la Smart Lab, si chiama Smart, quindi un cassonetto evoluto per la raccolta dei rifiuti che verrà premiato da SMAU come premio innovazione 2020 martedì a Milano. Ed è uscito fuori come idea da questo nucleo, c'è dentro blockchain, c'è dentro un po' di sistemi di tecnologia, ma è stato molto importante per noi perché è il coronamento di un processo che nasce in modo totalmente open, come deve essere per questo tipo di tecnica, di tecnologia. La tracciabilità dei prodotti, è essa garanzia di sicurezza e di qualità? È a garanzia di sicurezza e qualità se cambiamo filosofia, quindi con un approccio completamente diverso. Creare fiducia significa mettere tutte le condizioni necessarie a che la filiera adotti dei sistemi innovativi per garantire alla tavola, quindi al consumatore finale, la tranquillità, la consapevolezza e la trasparenza di un prodotto che viene gestito effettivamente così come viene venduto. Non sempre purtroppo oggi è possibile questo e soprattutto nel momento storico in cui viviamo garantire sicurezza, trasparenza e consapevolezza nell'acquisto di un prodotto è importantissimo. La tecnologia aiuta molto, ma bisogna creare cultura, bisogna creare molta cultura sia da parte del produttore ma anche da parte del consumatore nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Quali sono i limiti attuali della tracciabilità? I limiti attuali purtroppo è che il sistema normativo prevede una burocrazia che è basata sulla carta, quindi un percorso di tracciabilità che ahimè è facilmente mutabile, quindi la blockchain per esempio in questo caso garantirebbe l'immutabilità di un'informazione, quindi rispetto all'attuale processo di tracciabilità che è basato sulle carte, così come le certificazioni purtroppo oggi molte sono spontanee e cartacee, garantiscono quello che c'è scritto, ma poi di fatto il prodotto potrebbe essere un'altra cosa. La reale tracciabilità che aspettiamo, quindi in futuro, verso cosa stiamo lavorando e la tracciabilità che significhi, siamo in tema di sicurezza, sicurezza per l'ambiente, sicurezza per la salute. Sicuramente si deve lavorare a far sì che il prodotto diventa etichetta di se stesso, quindi il prodotto deve parlare di sé, quindi creare quelle tecnologie che possano realmente identificare, caratterizzare e tipizzare un prodotto, garantirne un processo di trasformazione
e soprattutto garantire un percorso di filiera che tenga presente anche la sostenibilità ambientale. Tutte queste informazioni devono essere dei metavalori che possono essere in qualsiasi modo consultabili tramite un processo di rintracciabilità dal consumatore finale. Expo Security è una vetrina della sicurezza, una vetrina dal punto di vista nazionale per i prodotti della sicurezza e innovazione. Quali sono i prodotti proposti in fiera? Noi siamo il distributore europeo, come giustamente lei ha detto. Noi, Peplink, è il vendor dei router che lavorano con le SIM e vengono montati a bordo degli yacht, dei treni, degli autobus per dare la connettività internet tramite SIM e tramite connessione anche satellitare. I router Peplink, a parte essere certificati dai più grossi provider come AT&T, Verizon, Sprint, abbiamo dei router che hanno più SIM e possono fare anche lo speed fusion, l'aggregazione di banda. Le aziende hanno bisogno di lavorare su più banda e spesso si trovano ad avere la necessità appunto di installare i nostri router, i nostri balance per aumentare la banda, la disponibilità di comunicazione per le aziende. Un mondo che sta cambiando, un mondo sempre più cyber, qual è la risposta di Federmanager? Noi siamo fortemente impegnati nel cambiamento dei processi, nel cambiamento organizzativo, ma soprattutto nel cambiamento culturale. Ormai tutti i nostri interventi sono nell'ottica dell'impresa 4.0, che significa la digitalizzazione delle imprese, significa guardare al domani in cui chiaramente il processo informatico, il processo della security, del trattamento dei dati, delle certezze di avere i dati, delle certezze di avere il controllo di quei dati diventa fondamentale in una società di questo tipo. E questo lo diciamo ai nostri manager, lo diciamo nei corsi di formazione, facciamo dei corsi di formazione mirati sia nelle aziende e sia nei manager. Siamo in strutture organizzative e organizzate insieme al partner naturale che per noi è Confindustria, per quanto riguarda pure i consorzi che vanno in questo senso. Ci abbiamo un consorzio insieme alle Camere di Commercio, insieme alla Confindustria, insieme alle università che si chiama Abiside, che ha proprio questo ruolo qua di portare sul territorio che è quello della Regione Abruzzo, l'innovazione tecnologica. Progetto presentato nel Cyber Security Forum e qual è il ruolo dell'ingegnere nella digitalizzazione? Attualmente è in atto una grossa trasformazione, quindi c'è bisogno di una serie di professionalità che permettono di cogliere le opportunità date anche economicamente da questa trasformazione grazie ai fondi messi a disposizione. Per realizzare quindi questi progetti è necessario avere delle professionalità specifiche, gli ingegneri si stanno organizzando per darle, perché esiste una figura all'interno del labo professionale che viene definita come ingegnere dell'informazione, che sono gli ingegneri che hanno determinati tipi di laurea in elettronica, informatica, eccetera, che permettono quindi di rispondere in maniera strutturata e dentro un quadro giuridico che è quello degli ingegneri, quindi dare al cittadino un codice, rispettare un codice deontologico, avere un'assicurazione professionale, eccetera. Quindi tutti elementi che permettono di garantire la professionalità e dare quindi una risposta per realizzare questi tipi di progetti. Il caso è stato ad esempio il sistema di videosorveglianza per la città di Pescara, che richiedeva una progettazione a seguito delle richieste fatte dai ministeri. Expo Security, Fiera della Sicurezza, cos'è la sicurezza per voi? È 360 gradi per quanto riguarda la protezione dell'individuo oppure dell'immobile o delle proprietà, diciamo. Quindi la sicurezza noi la facciamo a 360 gradi. Attraverso quali strumenti? Parte radio, videosorveglianza e controllo accessi. Lei è fondatore di un'azienda che ha varie sedi sul territorio abruzzese? Sì, Pinedo e Pescara. Pinedo è la nostra sede legale e Pescara è la nostra filiale.
come difendersi a seguito di un attacco cibernetico. Ci sono delle attività che sicuramente devono essere fatte con un certo criterio e soprattutto in maniera molto tempestiva per cercare di contenere l'impatto dell'attacco e cercare di far ripartire il business che normalmente viene bloccato da questi attacchi. Ovviamente la cosa migliore sarebbe quella di pensarci prima, quindi cercare di mettere in piedi tutte quelle attività di difesa che servono a prevenire il fatto di trovarsi a dover gestire un attacco impattante. Quanto è importante informare le aziende su quelli che possono essere i rischi, che molto spesso non valutano attentamente, sul blocco aziendale conseguente un attacco? Questo è un po' il problema. Ci sono diverse situazioni che ormai cominciano ad avere risalto mediatico, quindi si sente parlare sui media di aziende che sono state bloccate, anche multinazionali che hanno dovuto sospendere la propria operatività a causa di incidenti del genere. Questo dovrebbe aiutare a svegliare un po' le coscienze delle aziende che non hanno ancora subito questo tipo di situazioni per cercare di correre ripari. Il problema, come giustamente diceva lei, è che molto spesso la percezione del rischio che possa conseguire da un attacco di questo tipo qua non è considerato in maniera opportuna. E quella è un po' la missione, cercare di far comprendere meglio la profondità degli impatti che possono scaturire da compromissioni di reti che poi magari non vengano identificate subito, ma che magari anche a distanza di settimane piuttosto che di mesi danno la possibilità a un attaccante di mettere a punto un'attività che paralizza completamente l'azienda. Quello è un rischio che è reale e che si spera di poter far percepire alle aziende prima che lo debbano subire. Il ruolo dell'avvocato, il ruolo della legalità, come contrastare tutte le minacce? Sicuramente è una battaglia importante questa. Abbiamo visto durante il mio intervento che sono stati citati dei numeri: 450 miliardi di dollari persi per falle nella sicurezza informatica. Ovviamente l'ambito della sicurezza informatica non si restringe solo al campo aziendale. Vediamo che la sicurezza informatica è fondamentale anche nella gestione della vita privata, nell'utilizzo dei social. Grazie alla sicurezza informatica si potrebbero evitare tutta una serie di spiacevoli inconvenienti che sono sia legati alla perdita di dati, sia legati anche alla violazione della privacy. Qualsiasi tipo di innovazione oggi, essendo un'innovazione che viaggia in internet, che è distribuita, che è globalizzata, necessita di una tutela forte che è data proprio dal perimetro di cybersicurezza. E anche noi legali abbiamo il compito di contribuire alla divulgazione di questa necessità, perché molte volte purtroppo la cybersicurezza non viene presa in considerazione come si dovrebbe. In un mondo sempre più tecnologico, anche dovuto a quelle che sono le implicazioni pandemiche, la cyber security è un qualcosa che entra ancora più nel vivo della vita degli individui, non solo aziendale. Beh, sicuramente lì più che solo la cyber security è lo scambio di informazioni in tempo reale. Abbiamo necessità, soprattutto in questo momento di pandemia, di comunicare in maniera rapida, di conoscere determinate situazioni in maniera rapida, e ovviamente questa diffusione di informazioni necessita di una tutela che è data proprio dalla cybersicurezza. Da dove nasce l'esigenza di far nascere un'azienda così innovativa? L'esigenza è nata per il fatto che sul mercato vogliamo portare una reale innovazione, un reale approccio, un nuovo approccio della cyber security e come alzare il livello di sicurezza di queste aziende, la protezione e ridurre anche i costi operativi. Tutta questa innovazione verso dove ci vuole portare? Il nostro scopo è quello di fare divulgazione sul territorio, spiegando e raccontando ai nostri clienti quello che sono le nuove layer di security. Il nostro scopo quindi è parlare con i nostri clienti, spiegare quello che noi chiamiamo falsa percezione di cyber security, raccontare quali sono i nuovi trend di attacco e soprattutto parlare con i clienti di quello che possono essere oggi dei nuovi standard che a loro sono totalmente sconosciuti. Quindi noi oggi siamo qui presenti non tanto per parlare di prodotti, parliamo per prima cosa di nuove metodologie e poi andremo a raccontare ovviamente di nuove tecnologie durante il nostro speech.
all'interno Expo Security un prodotto che significa sicurezza? Certo che sì, è un prodotto, è un antifurto a nebbiogeno che rispetto ai tradizionali sistemi di antifurto che si limitano a far suonare una sirena una volta che rilevano l'intrusione, il nostro prodotto, una volta che rileva l'intrusione, eroga una nebbia densissima che in 7-8 secondi porta la visibilità a zero e per questo motivo risolve la problematica del furto, cioè i furti non vanno a buon fine. Noi diciamo sempre che in questo caso qua, anche se sembra una frase non proprio idonea, ma siamo più ladri dei ladri perché riusciamo a rubare al ladro i 3 minuti che lui ha a disposizione per rubare. Cioè è una corsa tra noi e la malavita. La Barbuscia è sponsor ufficiale della 4ª edizione di Expo Security. Abbiamo qui alle nostre spalle un'auto in versione in anteprima, un'auto che sta catturando tanta attenzione da parte dei visitatori della manifestazione. Assolutamente sì, è bellissima, la potete assolutamente vedere, è la nuova GLA ibrida plug-in, quindi una novità nella gamma Mercedes, soprattutto per questa categoria, un vero e proprio crossover. Rispetto alla prima è di 2 cm più lunga, quindi è stata leggermente modificata, ha addolcito un pochino le sue curve e sta veramente riscuotendo molto successo. Oltretutto questa manifestazione ha attirato veramente tantissime persone, una clientela molto Mercedes, lo possiamo dire, e siamo veramente soddisfatti insomma di tutto quello che stiamo ottenendo e del successo che sta ottenendo lei. È stato uno studio preciso, uno studio di settore che ha portato a individuare Pescara come città della sicurezza. Sì, abbiamo, devo dire, fatto centro e compreso e captato che Pescara potesse diventare il volano della sicurezza per il centro-sud Italia, ed effettivamente oggi al 4º anno di questa manifestazione devo dire e confermare che abbiamo avuto un'intuizione eccellente, perfetta e soprattutto centrata. Abbiamo strutturato una 4ª edizione post-Covid in piena pandemia che devo dire ha creato nuovamente relazione, un'edizione di restart in cui si sono incontrati sicurezza fisica e sicurezza logica, o meglio i redivivi, che sono voluti tornare in contatto relazionale con quello che è un pubblico desideroso di conoscere quelli che sono gli aggiornamenti di questo settore, sempre più rivolto alla trasformazione digitale, a quella che è ovviamente l'innovazione tecnologica dovuta alla trasformazione digitale, quindi tutte quelle che sono le intelligenze artificiali collegate alla sicurezza, che diventa sempre più arguta e sempre più rivolta con uno sguardo di maggiore attenzione alla sicurezza del quadro informatico. Tutti noi digitalizzati abbiamo bisogno di essere protetti o comunque di svelare quelli che sono i nostri attaccanti e sentirci sicuri. E devo dire che come momento di speech, di aggiornamento, momento convegnistico con tanti workshop e tanti relatori di fama internazionale, siamo riusciti a soddisfare le esigenze anche di enti pubblici o di aziende private che necessitavano di un supporto di conoscenza, di empatia e di feeling, e questo lo riesce a fare soltanto Expo Security con il suo Cyber Security Forum, che continuerà a crescere sempre di più per la sicurezza del centro-sud Italia e non solo.